E allora ragazzi, salve a tutti amici, ben ritrovati, sono il nostro Mitter ed eccoci qui per un episodio di Star Wars, scusate, Lego Star Wars, la saga dei Kenobi, scusate, dei Skywalker, Kenobi. Siamo qui con il primo film, Lancia Fantasma, che è il primo come diciamo, numero di saga, come storia, come tempo, ma il quarto di uscita, però lasciamo stare questo. Chi aspetta lo sa, chi non sapesse, nel primo episodio ho detto un po' tutto. E allora, siamo qui sul pianeta Nobu, se non do male, Naboo, e stiamo cercando di salvare la principessa perché la convenzione dei mercanti ha intenzione di prendere il potere su questo pianeta. E quindi capite che noi, essendo dei Jedi per la Repubblica, stiamo cercando di salvare tutti. Bella strada delle cose che smontano tutto. Siamo pronti ad andare avanti nostra avventura, e per questo, ragazzi, mi sono andato avanti. Quindi bando le ciance, e che oggi inizio, let's go! Allora, se avevi problemi avuti in questo gioco, ovviamente sono riusciti in qualche modo ad andare avanti. Questo possiamo spostarlo. Mettiamo qui. Mettilo qua. No. E i problemi con Joy e Pavici ne sono riusciti presto. Anzi, stanno bene adesso, diciamo, forse tutto. Il gioco è abbastanza divertente, devo dire. E ti permette di fare due cose. O andare avanti con la storia, oppure esplorare, combattere, insomma, è un gioco che ti dà la possibilità di seguire due vie, la guida dell'avventura o la guida dell'open world. Sì, qua mi piace. Ovviamente Star Wars è una saga conosciutissima, che anche per chi non la conoscesse può godersi il gioco, grazie anche alla sua, diciamo, a una vena comica un po' più eccessiva, quindi rende il gioco un po' più, come dire, non trash, ma abbastanza... molto divertente, più comico di quanto già non lo fosse, che un po' di vena comica c'era sempre. E quindi, perché non conosce la saga o è amante della saga, può sia conoscerla sia anche divertirsi questo un po' di tempo. Quindi noi andiamo a con questa storia, vediamo un po' cosa accadrà ora. Penso che ora ci attaccano i cattivi. Salve Regina Amidala, la creazione del commercio. Ok. Da questa parte, sì. Se domani c'è una cosa molto caratteristica in questo gioco, in quanto questo pianeta, la regina, non è di sangue, non è eletta. Ok, salutiamoli tutti. Oh, c'è il cuore, grazie. Ci dà un po' di vita così. Infatti ricordo male, poi quella, beh, poi vedremo un po' chi sarà la regina di cui stiamo parlando ora. Distruggi tutto. Distruggi tutto, sì. Vai, vai. Noi possiamo anche potenziare il nostro personaggio, o no in questa parte, ma si può fare. Vediamo un poco. No, non posso da qui. Però questa è una cosa anche molto bene, che ti dà la possibilità di livellare. La macchina è alla regina! Immagino la stiano portando alla loro nave. Se la loro nave è attraccata nell'hangar, abbiamo un po' di tempo per intercettarla. Invece non le attacchiamo direttamente. Altro che intercettare, salve. Dobbiamo ringraziare per averci salvato. Sì, c'è nel saluto. Cancelliere supremo. Dobbiamo contattare la Repubblica urgentemente. Avete un mezzo di trasporto? Nell'hangar centrale, di qua. Vues Maxitostos. Oh. Non è lontano. Andiamo. Eh sì, e fai strada. Sicuro qui. Dobbiamo portarla alla Repubblica su Coruscant immediatamente. E poi, come ho detto prima, è la confederazione di tutti i pianeti che godono il monopacifico. Non tutti i pianeti della galassia, che sono altri pianeti che sono un po' illegali, fuori legge. Però la maggior parte sono legati a questa repubblica. Ok. E qui noi cerchiamo di salvare, perché noi siamo portatori di pace, noi Jedi. Cavalieri Jedi, ovviamente. Dove va? Dove sono loro? Sono bloccati là. Ah, poi già mi combatte, interessante. Vediamo un po' come è lui, se corre ancora in modo buffo, no? Però ora può combattere. Cioè, alla lancia usa... Non ho capito. Cioè, alla lancia usa combatte con le mani. Perché? Ecco, altri nemici, la regina sta lì pronto a farsi colpire. La parata è automatica, questo è un gioco un po' più semplice, diciamo. Ma va bene così. Quindi tutto, via tutto. Regina? Che vuoi fa? Ah, là là. Dove si va? Ah, lei sta lì. Regina? Dai, prima che la colpisco io. Si scappa, dai.
la nave di Sua Altezza Reale. Possiamo andare? Figa, devo dire. Sì, andiamo, dai, su. Ecco il blocco. Generatore di scudo colpito. C'è abbastanza energia per raggiungere Coruscant. L'iperguida perde. Ecco, maestro. Tatooine è piccolo e fuori portata. La Federazione dei Mercanti non ha controllo lì. Tatooine, dici? Suggerimenti su dove dovremmo atterrare? Lo spazioporto Mos Espa sembra la nostra migliore alternativa per trovare i pezzi che ci... Aspettate! Sua Altezza ordina che io venga con voi. È incuriosita dal pianeta. Chi es che tu es? Sono Padme, una delle ancelle della regina. Non è una buona idea, ma se la regina insiste... Ok, Padme, vieni con noi. È un meccanico che venda i pezzi che ci servono. Esatto. Guarda come corro. Eccoci qua, lei. Padme, ancella arancio. Eroe. So cosa ti serve. A te serve un carinissimo cappellino con l'elica. Darà un po' di fiducia in se stesso a questo piccolino. Cosa? No, grazie, cioè... No. No, grazie. Comunque, a parte i personaggi sono un po' così fatti a Lego e anche qualche mobilio, qualche oggetto del luogo, poi adesso è fatto abbastanza bene. Mi piace questa cosa, questa scelta di poter non fare tutto troppo Lego. Fammi indovinare, hai bisogno di pezzi di ricambio per la nave? Eh? Sì. Dovresti fare visita a Watt, troverai il suo negozio dall'altra parte della città. Comunque per avere tutti gli oggetti di cui segnate sul corpo, come quello avere le spalle segnate sul petto, bellissimo. Devi andare subito dal meccanico, però c'è stata sbagliata. Dai, Quang, non ce la fai. E dove sono gli altri? Sono scomparsi. Ah, eccoli qui. Jajabin sempre che fa Jajabin. Direte due, viene con noi. Che bello. Ok, pensavo fosse quello, che era quello simile all'uno che sta cercando noi. Salve. Salve. Mentre che rubo un po' di roba e vado, va. Servono pezzi per una Nubian 327 tipo J. Ho 20.000 datarie della Repubblica. Crediti di Repubblica non ha valore, qui serve cose concrete. Sei uno strano bambino. Sto costruendo uno sguscio. Avrai dei riflessi da Jedi se corri sugli sgusci. C'è una grossa corsa domani a Buntaib. Iscrivete il mio sguscio. Anakin. Il premio basterà per comprare i pezzi che servono. La forza è singolarmente potente in lui, questo è chiaro. Merita una vita migliore di quella di uno schiavo. Ragazzo dice che vuoi sponsorizzare la sua corsa. Ho vinto uno sguscio al gioco d'azzardo. Scommetto il mio nuovo sguscio contro, diciamo, il bambino e la madre. Nessuno sguscio vale due schiavi. Il bambino, allora. Ci sto. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Andiamo all'arena a iscrivere il giovane Anakin alla corsa. Beh, già non so proprio così. Qua è stato un po' più veloce, diciamo. No, può essere 2-2. No, vabbè, questo è bellissimo.
Insomma, non sono così il film. Però ci può stare che per scelta di narrativa faccio un, diciamo, una storia riassuntiva, perché alla fine anche non dice subito a loro che sa usare il sushi, al suo sushi fa la gara. Però vabbè, dai, ci può stare. Prendere il videogioco troppo lungo, perché alla fine i film sono un po' lunghi, diciamo. Molto narrativa c'è, ma va bene, dai. Andiamo a scrivere ragazza, chiede che sarà un personaggio importantissimo, dato che è Skywalker. Lui ha anche Skywalker, quindi crede che lui sia uno dei protagonisti. E vediamo un poco come fanno questa volta la gara. Sono curioso di vedere come sarà la gara di Sushi, perché lì l'ha fatta pure molto wow, devo dire. Salve. Salve. Nice to meet you. Concentrati sul momento. Senti, non pensare. Usa il tuo istinto. Lo farò. Che la forza sia con te. Ok, lui è contentissimo. Acceleriamo, muoviamoci. Ok, dai, su. Oddio. Eh sì, ma ce l'avremo, dai. Diciamo, la priorità è più nel schivare i massi e soprattutto prendere questi boost accelerativi. Vai, vai, vai. Bellissimo, dai. Poi col giovane Anakin Skywalker... Ui, mi colpiscono, no, maledetto. Allora, qui sono molto scorretti in effetti, ora mi ricordo, sono eccessivamente scorretti, ma vabbè. Dai, dai, dai. Oh, rossa, roccia. Rossa roccia. Dai, Anakin, pigli il boost. Salgo sul pubblico, l'ammazzo. No. Forse. No, sono caduto. Che c'era ora? Ancora? E vabbè. Che devo fare ora? E come faccio ora a vincere? Non si può. Ok, siamo secondi di nuovo, ma quello è sempre di primo. E ho perso. Dai, se ruba, dai, risca. Vedi, se ruba, lei lascia stare, non fa per te questo. Uè, maledetto. Ma va a cagare, va, va via. Primi, primi, siamo primi, abbiamo vinto. Non ci credo. Yes. Sapevi già che il ragazzo avrebbe vinto! In qualche modo sapevi! Manda i ricambi all'hangar centrale. Passerò dal negozio più tardi a prendere il ragazzo. Mamma, guarda quanti soldi abbiamo! Ora puoi realizzare i tuoi sogni, Annie. Prendi le tue cose, abbiamo poco tempo. Evviva! Diventerà uno Jedi. Sì. E la mia mamma? Il mio posto è qui, figliolo. È ora che tu segua la tua strada. Vedrai, mamma. Tornerò a liberarti. Te lo prometto.
Mastro Anakin, preferirei essere un pochino più completo. Mi spiace non averti completato, 3PO. Ciao! Povero me! Oh, mi ricordo che il 3PO l'aveva completato Anakin quando siamo andati qui. Era già completo, mancava la sua cultura esterna, ma era completo. Comunque ha vinto la gara, Anakin viene con noi e purtroppo la sfida di livello Skywalker. Abbiamo un minikit, ok, il personaggio, sangue in navi, va bene. Anakin, è giunto il momento di lasciare Tatooine. Torniamo alla nave. Vuoi dire che verrò con te? Eh sì. Maestro Obi-Wan, non salire a bordo e abbandonar Muaki. A lui non gusta Jar Jar. Ma no, Jar Jar. Sono sicuro che sotto sotto tu gli piaci. Obi-Wan Jedi Mui Mui Musone. Ok, lancio forzuto. Mentre lo parlavo, io ho fatto un poco qui di livaggio. Che assurdo che con il touchpad si apre il menu che non ci interessa. Va bene. Penso già abbiamo un nuovo Anakin Skywalker. Vediamo un po' se ci dà tipo la storia dei personaggi. Non voglio. Dammi. Vabbè, lasciamo stare. Va, okay. Andiamo al Senato. Ci sono al Senato. Certo, la storia di Skywalker quando è stata, perché ok, Luke, sappiamo chi è. Ma Anakin, da dove è spuntato? Infatti nel film si diceva come Anakin anche il maestro, pensa fosse un film qualche Jedi, perché era troppo forte, come ragazzo era eccessivamente forte, la forza era molto presente in lui, diceva come è possibile questa cosa. Che devo fare a seguire quel droide? Forse qualche missione secondaria, diciamo. Sì, oddio, che è un droide cattivo. Non so, direi io di andare alla nave, sinceramente, per continuare. Qui c'è un sacco di cose, però è più bello questo. Cioè, voglio fare più la storia, sinceramente. Quindi andiamo avanti con la nostra avventura e andiamo alla nostra nave. Ma mi ripeto, sarò forse ripetitivo per più volte, ma direi che questo fatto di aggiungere delle quest secondarie al mondo di Star Wars, cioè, tiene il gioco un po' più ricco. È un po' più vale che già conosce la storia, già come andrà a finire tutto questo, va, diciamo. Il combattimento non è eccessivamente difficile, anche le insistite, tornare in vita, sono cose che rende il gioco un po' più accessibile a chi non è esperto. Anche la prima in botta già sta molto, diciamo, semplice giocare. Però queste belle cose dei giochi di Lego sono molto semplici alla fine da capire. Molto. Oddio, non usa la forza. Ecco, non sarà tutto. E se andate qui alla nostra nave? Devi attraversare il pianeta? Questo droide è a tua disposizione. No, grazie, non mi serve. Continuiamo con questa storia, va. Di qua? Sì, continuiamo. Anakin, giù! Oh, trangupisce! Vai! Il loro decollante! Riusciamo a evitare di combattere altri estranei incappucciati, forse ce la faremo ad arrivare a Coruscant questa volta. Già, tuttavia credo che quell'estraneo fosse un signore dei Sith. Sì. Certo, Darth Maul, nel senso di questo nome, è fatto troppo kawaii come nessuno Lego. Sembra la parte divertente in cui noi vediamo che è divertente appunto come si vede gli errori, le gaffe, diciamo, i mischi. Cioè, che dobbiamo fare noi ora? Dobbiamo andare qui, no? C'è viaggio rapido? Sì, viaggio... Oh, c'è viaggio rapido? Dimmi di sì. Sì. Con l'ipersalto si va subito, diciamo.
un viaggio rapido stellare, oserei dire. Il gioco io spesso gioco con la PC, come ho capito, poi viene con il Joypad, quindi abbiamo capito. Ma se andate di qui a Coruscant, il Distretto Federale, dopo appunto la sede della Repubblica, del Parlamento. Guarda un po', un benvenuto personale da parte del senatore Palpatine in persona. Spieghiamogli velocemente la situazione su Naboo, così la mia gente potrà finalmente essere salvata. Che bello Palpatine. Vostra maestà, benvenuta, maestro Jedi. Mi piace un po' che non ci sono le voci originali, tipo di Obi-Wan, di Padmi, di Amidala. Peccato, solo questo. Sì, quanto è la nostra storia? Dai, capirmi tutta seria, la regina tutta seria. Ah, penso c'è qualcos'altro da fare. Ma che è? È un grande dono vedervi viva, vostra maestà. Con le comunicazioni interrotte, cominciavamo a temere il peggio. Sono ansioso di sapere della situazione su Naboo. Vostra Altezza, sareste così gentile da accompagnarmi al Senato per discutere della questione? Assolutamente. Il Cancelliere Supremo Valorum ha indetto una sessione straordinaria del Senato per discutere della situazione su Naboo. Anche se devo essere sincero, egli ha poco potere reale ed è improbabile che il Senato reagisca all'invasione. Credo che l'opzione più opportuna per Vostra Maestà sia sollecitare l'elezione di un Cancelliere Supremo che prenda il controllo e ci garantisca giustizia. Sì, sì. Dovrebbe essere, penso, il Tempio Jedi, che lì sono tutti i Jedi messi lì come loro statue. Poi che stanno ballando e parlando, poi si beve il caffè, bellissimo. Ah, siete arrivati? Eccoci. Finalmente. Queste navi da trasporto ci porteranno al Senato. Ho alcune questioni di cui occuparmi prima, perciò comincio ad andare. Quando sarà il momento, raggiungimi nel mio ufficio, poi andremo all'incontro. A presto. Ok, già allora da Senato, cosa da fare? Noi cosa possiamo fare? Per un veicolo da sport fa tantissime cose, in effetti. Però noi andiamo. Oh, salve. Che è una lolly. Vuoi attraversare il pianeta? Non stancarti, salta su uno di questi. Grazie mille. Il vicino del Senato, il famoso di atterraggio, Tempio Jedi. Sì, andiamo al vicino del Senato, va. Sì. E gli altri? Aspetta che mi seguono gli altri. Già sono qui? No, dove stanno gli altri? Forse non c'è la... Ah, è qui. Vuole combatte, wow, salta. Salve. Io sono il subito. Non mi ha capito. Non per la stanning, purtroppo. Ma eccoci qui al Senato. Andiamo un po' così. Sì. Possiamo cominciare l'incontro. Già è contento lui. Molto contento, direi. Dobbiamo fare qualcosa in fretta per fermare la Federazione. Ordine! Ordine! Onorevoli rappresentanti della Repubblica, propongo un voto di sfiducia per la leadership del Cancelliere Valor. Ordine! Ordine! Ho deciso di tornare a Naboo. Vi prego, maestà, restate qui al sicuro. Prendo Anakin come mio allievo Padawan. Ora non è il momento. Segui la regina a Naboo e scopri il mistero dei Sith. Nebuloso il futuro di questo ragazzo è. Ok, anche qui molto acceso di tutto. Che potremo convincere Boss Nass ad aiutarci, vostra altezza? Che altre opzioni abbiamo? Sono convinta che riusciremo a convincerlo. L'ovvio. I boss come mi. Lui è testa dura come un pamba. Incoraggiante come sempre, Jajar. Eh sì, Jajar è molto simpatico. Però ho visto come il cancelliere. Cioè, sì, infatti in realtà il cancelliere è molto bello perché è solo un rappresentante, non aveva poteri assoluti.
Andiamo a un atterraggio, assolutamente. E quindi poi qua, la regina ha deciso di dare una sfiducia e fai leggere il cancelliere Palpatine, come il cancelliere Palpatine, con i poteri, diciamo, più forti. Infatti in caso di guerra molti stati hanno sempre questa modalità di leggere, come un dittato, come stesso anche in tempi della Repubblica Romana, che a tempi di guerra ti leggeva un dittatore che aveva lui potere quasi assoluto, che nel ambiguo non c'è tempo di aspettare, votare via dicendo. Però riconosce che l'ultimo dittatore della Repubblica Romana fu Cesare e poteva non lo lasciò più. Sì. Va bene, l'aggiornamento non ci interessa. Salta, Padmin. Non colpire la sua nave. Vabbè, saltiamo su e andiamo. E andiamo di nuovo a Naboo. Lago Paonga. Ok, andiamo qui. Ci aveva tanto da esplorare in questo gioco. A non essere uscito l'altra nave. Vabbè, lo stesso. Ci aveva tanto da scoprire, tanti posti da esplorare. Quindi diventa un gioco che spinge molto all'open world. Però, come detto sempre, voglio seguire un po' più la storia. E visto che anche il gioco non porta da PlayStation 5 ma da PC, ovviamente dava una risoluzione grafica nel rating Full HD, non 4K. Nel tempo non siamo arrivati. Però direi, voglio finire qui, perché siamo vicini alla fine della il primo film. Perché mi ricordo male, c'è la parte finale. Vediamo un po' lui che c'ha, aspetta, non mi capiamo un attimo. Che forse proprio ho un mercato, cosa del genere. Lui che c'è? Mettilo qui. Ha funzionato? Posso andare di qua, aspetta. Delle capacità particolari che potrebbero essere molto. Cima di chiave, ok, sono completata. Bellissimo. Però quello parla di aggiornamenti qualcosa. Vediamo un po' che. Vediamo un po' che fa qui. Vabbè, noi stellari, qua c'è quello che c'è. Quello che c'è? Non funziona L1R1. Acquista diceria. Che cosa acquista diceria? L'ho acquistato, ma non capisco il mercato. Comunque, ragazzi, con questo finiamo il secondo episodio di Star Wars, Lego Star Wars, la saga di Skywalker, il primo film Lancia Fantasma. Ripeto, il gioco è molto più veloce, molto più assuntivo nelle azioni principali, riduce solo a un'azione singola, tipo può fare la spruce al cancelliere, con il ragazzo Anakin, c'è appunto lui che già parlava di scuccio la gara per poter fare soldi per gestire la loro nave. Quindi penso che il gioco sarà presto alla fine, senza tutti i 9 film insieme. Non possono essere troppo lunghi le varie storie, se no poi il gioco non finirebbe mai più. Ma comunque, fino a qui l'episodio di oggi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, lasciate notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò delle live e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per stare di più sul mio lavoro, con dei altri contenuti multimediali, dei miei offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dal prossimo Terry, passo e chiudo.